Nella sala del Consiglio Provinciale convegno dibattito organizzato dal Dipartimento Giustizia Regionale di Fratelli d'Italia in collaborazione con il responsabile Dipartimento Provinciale Giustizia di Chieti, Fabio Palermo. Il tema giustizia e riforme ne hanno discusso esponenti politici nazionali e locali di fronte a una folta platea. Il senatore Marco Lisei, componente della Commissione Affari Costituzionali, spiega il motivo della scelta di questo argomento. Perché la giustizia per Fratelli d'Italia è la priorità, così come la sicurezza delle nostre città. Siamo intervenuti con un primo intervento appunto sulla riforma della giustizia, intervenendo sull'abuso d'ufficio, che era un reato poco praticato nei tribunali, ma che purtroppo aggravava le procedure, aggravava gli stessi. Siamo intervenuti sulle intercettazioni per vietare, insomma, quella ignobile gogna che c'era rispetto a comunicazioni che erano personali che non c'entravano con i procedimenti, ma siamo anche intervenuti su tanti temi che sono attuali per i cittadini. Siamo intervenuti rendendo un crimine universale il reato del traffico di esseri umani pesantemente col decreto Cutro. Siamo intervenuti mantenendo il 41 bis e il carcere ostativo, che sono temi molto sentiti dai cittadini. Siamo intervenuti sulla droga, ad esempio, stiamo intervenendo adesso con il decreto Caivano, inasprendo le pene. Da avvocato parla il responsabile Dipartimento Provinciale Giustizia di Chieti, Fabio Palermo. Oggi la società è in continua evoluzione e dobbiamo stare al passo con i tempi. Si parla di separazione di carriere ormai da tanto tempo, parliamo di intelligenza artificiale. Ecco, dobbiamo ben comprendere come queste novità e ciò che non è novità si possa collocare oggi nell'ambito della giustizia. Il senatore Etel Sigismondi parla poi anche di altre riforme. Questo anno abbiamo fatto delle scelte molto molto coraggiose. Siamo intervenuti sul superbonus, siamo intervenuti sul reddito di cittadinanza, siamo intervenuti sulla riforma fiscale con la riforma della giustizia, quindi importanti interventi che noi abbiamo voluto fare, così come riteniamo necessaria anche una riforma costituzionale al fine di rendere più stabile il governo. L'avvocato Italo Colaneri, presidente della Camera Penale di Chieti. Questo è solo il primo passo di un percorso che Fratelli d'Italia intende perseguire nell'arco dei 4 anni e che coinvolgerà certamente non solo ulteriori riforme in tema di giustizia civile e penale, ma anche per quanto riguarda la nostra Costituzione.